Iniziano i salti invernali, dopo una stagione all'insegna dei bassi consumi e della crisi. Vediamo com'è andata la prima mattinata a Tivoli. Le aspettative dei saldi sono sempre buone, poi quello che succederà no, non lo sa nessuno. La mattinata è stata una mattinata carina, speriamo che il tempo ci assista e di vendere. Diciamo nella norma, non è che abbiamo fatto grandi incassi, però comunque i Grazie, saldi, come ciao, l'altro anno, diciamo, la situazione è sempre la stessa. Io penso che abbiamo iniziato bene, comunque, cioè, andando avanti anche il pomeriggio, comunque penso che si prospetterà una giornata migliore rispetto a quella che tutti pensano, diciamo. È andata abbastanza bene questa mattina. Ok. Cerchiamo di recuperare le vendite perdute di Natale. Ah, ecco, perché c'è stato un po' un Sì, crollo c'è in quel stato un senso. calo, sì. Lei, signora, è venuta anche lei adesso a fare Sì. shopping per i saldi? Cosa sta cercando in particolare? Tutto cercherei, tutto. Come va questo giorno di saldi, signora? Ha trovato quello che cercava? Cosa sta Alcune cercando? cose sì, ad esempio ho trovato una borsa, ho trovato un portacarte e poi sto ancora È ancora cercando, l'inizio. sì, sono ancora Ok, come sono all'inizio. i prezzi? Come li vede? Gli sconti Ma sono vantaggiosi in generale? sì, in generale sì, da adesso sì, quello che ho visto fino ad ora sì, è buono. Sei riuscita a trovare qualcosa di interessante? Sì, abbiamo comprato un po' un maglioncino, roba del genere. Quindi abbigliamento Sì, sostanzialmente. sì, sì. Ok, Un po' del continuate la centro. ricerca, immagino. Sì. Se poi andrò al centro commerciale, giù. Andrà lì. Comunque l'idea di approfittare degli bassi Certo. c'è. Diciamo che stamattina è andata abbastanza bene. Sicuramente il tempo, la pioggia un po' ci ha un po' frenato, però Che sconti state applicando alla il merce? 50%. Già direttamente con il 50. È stata proprio una scelta. Aziendale, sì. Ok. Stamattina zero. Vedremo nei prossimi giorni, non ne saprei quantificare adesso. Lei che aspettative ha come commerciante? Speriamo che si smuove qualche altra cosa. Diciamo si è confermato un po' il timore Sì, presaldo? c'è. Il timore c'è. Praticamente le cose non vanno bene. La gente è impaurita e io penso che andiamo Ma male. rispetto all'anno scorso ha visto anche un Meno, peggioramento? senza meno, senza meno. Sarà in confronto all'anno scorso. Adesso come prima mezza giornata non gli posso dire perché oggi non ci voleva questo tempo. Diciamo che anche il Questo tempo ha tempo contribuito. determina. Certo. Adesso bisogna vedere almeno 3-4 giorni. Che sconti state applicando? Siete partiti subito Noi con. no, partiamo dal 30 al 50, anche 60%, ma su tanti articoli c'è il 30%. Cosa cercavate? Degli stivali, un cappotto, borse. Quindi ancora alla ricerca, insomma. Sì, ancora alla Come vi ricerca. cercano? Come vi sembrano i prezzi? Beh, Oddio, insomma, pensavamo meglio, via. Non ci pensavo. sono forti sconti, soprattutto sulle cose più recenti, magari sulle cose vecchie sì, ma sulle cose più recenti gli sconti sono contenuti. Io non so cosa spendere. Perché dice che rimane caro? Sì. È caro, quindi conviene Io ho andare pagato un su. cerchetto da Stonella da 180, lì ce l'hanno a 4,20 in saldo, quindi basta di questo. Conviene i centri commerciali, quindi mi dice. Sicuramente. Negozi vuoti a Villa Adriana e Tivoli Terme. La gente adesso viene, comincia a comprare, comincia a vedere, fa i paragoni, capito, fa queste cose qua. È abbastanza bene, a parte il Natale che è stato abbastanza promettente, insomma, i saldi sono partiti, vabbè, la gente, vedi, nel periodo di crisi aspetta i saldi, quindi Poi voi fa avete una buoni affari. clientela molto giovane, anche abbastanza di nicchia, vedo. Sì, perché è un po' particolare come genere, quindi rimane un po' più, diciamo, più chiusa la cerchia, però essendo giovani, i giovani spendono ancora, il problema Ok. sono le famiglie.